Ciao a tutti, sono Leo, e nuovo episodio di LG. Siccome in questo periodo non esce tantissimo per quanto riguarda le novità, ho deciso di aprire una nuova rubrica dentro la mia rubrica che vi presenta dei giochi del passato, dei giochi che per me sono stati davvero importanti e hanno, come dire, hanno segnato la mia infanzia e soprattutto hanno fatto crescere in me la passione per i videogiochi. Il primo che vi propongo è stato il mio primissimo videogioco, e come potete vedere adesso mi dovrei essere ridotto, ed è Tekken del 94, che io ho giocato un filo dopo, nel senso che l'ho giocato molto in sala giochi e poi quando acquistai la PS1 l'ho presi come titolo per me di lancio della console. Sono usciti 8.000 episodi diversi del gioco, ovviamente li ho acquistati tutti, non potevo farmeli mancare, però mi sembrava giusto mostrarvi il capostipite della serie, ovvero quello che mi ha fatto amare i videogiochi. Mi ricordo al mare quando avevo 3 anni, tipo 3-4 anni, con mio babbo, e facevo fatica a raggiungere lo schermo e i tasti da quanto ero piccolo, però ero innamorato di questo gioco. Solo mio babbo sa quanti soldi gli ho fatto spendere in gettoni per non riuscire a superare praticamente il terzo round, perché ovviamente premevo i tasti alla cazzo di cane e non ero assolutamente in grado di vincere o di concludere una partita. Però per me era emozioni. All'epoca il mio personaggio preferito era Yoshimitsu e poi, andando avanti con i vari titoli, Kazuya, Jin e poi di nuovo Kazuya, che ora è attualmente il mio main di Tekken. E il gioco, quando uscì, colpì veramente tantissimo, giustamente, perché proponeva un combattimento molto fluido e una grafica tridimensionale. E all'epoca, diciamo, il diretto concorrente di Tekken era Virtua Fighter, che però era molto molto più legnoso e quindi non riuscì, insomma, non c'era partita, insomma, quando uscì Tekken sconvolse i fan del picchiaduro. Io adesso sto perdendo, dovete scusarmi, però da un po' che non ci gioco, e poi Tekken è veramente peso. Era veramente peso. In verità lo era veramente peso. E guardate che bella miss che aveva Kazuya all'epoca, quando era ancora il buono. Lui era il protagonista. Era il cazzuto. Era ancora buono. Oppala là. Che dire, questo per me è un salto nel passato che mi fa paura quasi. Nel senso che mi emoziono ancora a giocare a questo titolo che è quello che ha fatto iniziare tutto, nel senso che io ero veramente molto piccolo e questo gioco con questi personaggi di un carisma infinito mi colpì proprio a mani basse. Adesso se riesco anche a chiudere il match, tanto come ho detto questa è una rubrica per farvi vedere quello che se ne avete voglia, eccetera. Quali sono stati i vostri giochi clou, i giochi che vi hanno fatto capire la vostra passione per questo mondo? Io in verità ne ho tantissimi. Ho deciso di iniziare questa nuova rubrica con Tekken perché Tekken è stato il primo e nel mio caso quello che ha dato vita a tutto, ma per molti sono stati altri titoli. Io per esempio all'epoca non giocavo né giochi sportivi né giochi di calcio, quindi per esempio in questa rubrica non vedrete mai
Per esempio un FIFA, o un Gran Turismo, perché all'epoca non mi piacevano, mentre adesso gioco veramente tutto. Prima ero molto più selettivo. Diciamo che crescendo ho imparato ad apprezzare ogni genere e senza più farmi fermare da quando ero bambino, che dicevo: ah, ma a me il calcio non piace, quindi FIFA per me è un gioco di merda. No, io adesso ancora a me il calcio non piace, perché va detto, però gioco a FIFA, gioco a PES, insomma, gioco poi a tutto. È una rovina giocare a tutto, dovete sapere, perché vi costa veramente tanto. Se poi siete infottati con le Limited Edition, che mi sono sempre chiesto se nel ricordatino forse non si vede bene, ma dietro di me c'è una cassettiera bianca in cui sopra potreste notare un quantitativo industriale di Limited Edition. E nella mensole che vedete lì, ai due piani superiori, potreste notare, anzi non potete notarli perché non vengono filmate, però c'è un altro quantitativo industriale di Limited Edition oltre all'action figure. Io so di essere disturbato, però conto che qualcuno di voi che mi guarda almeno un po' capisca il mio disturbo e, insomma, non mi dia dello sfigato esagerato, perché queste cose, diciamo che l'unico problema sono le donne, che potrebbero non apprezzare, ma ci credo poco, perché alla fine piacciono i bambinoni. Adesso vorrei finire questa arcade per salutarvi. Io sto succhiando ardentemente, non so neanche che casa di difficoltà ho settato, penso normal, cioè proprio sono nabbo io. E tutto Kazuya è cambiato tantissimo, calcolando che l'ultima volta che ho usato il PG è stato in Tekken Tag 2. Devo dire che ci sono stati dei cambi non da poco. Oula, è finito, tocca a me e muori. Mi ricordo che da cinno, per finire l'arcade con tutti, siccome ero abbastanza nabbo, la facevo tutta a prese, andavo avanti, grab, una tristezza infinita, però non riuscivo a vincere, sennò. Tanto l'arcade ormai è finita. Ecco, purtroppo non penso vedrete, più che altro perché non ce l'ho, per quanto ci giocavo in sala giochi, degli Street Fighter in questa rubrica. Per quanto a me la serie sia sempre piaciuta molto, quella più che partita però dai videogiochi è un po' triste, però è partita dal cartone animato. Ma Street Fighter 2 Victory piaceva veramente tanto. E comunque non avendola, penso che non la registrerò. Diciamo che mi ha segnato, ma più avanti. Questa è proprio, dovete pensarmi ancora in fasce più o meno quando facevo questo. Quindi proprio super old. Adesso se riesco a non buscare dai Yachi. Dai paparino, muori che... Oh, Yachi era uno dei... È molestissimo. Dai su. E dovete tener conto che tutte le volte che ho premuto start in sala giochi sarebbe stato 50 lire. All'epoca sembrava che costassero... No, 500 lire, scusate. Che 50 lire, che cazzo dico anch'io. 500 lire, così. 500 lire, 500 lire, 500 lire, 500 lire. Ecco. Voi dovete pensare che io più o meno le usavo tutte al secondo round, più o meno. Gli era proprio assai triste. Alla pianti di pararmi tutto. Dio quanto sei palloso. Oh, sbagliato. E muori. Attacchi. E poi attacco io. No, che nabbata. Raga, pronti a vedermi perdere? Again.
e vince, non perde. Ci sta. Va bene. Questo è il finale, intanto, per chi non avesse mai visto il primo ending di Kazuya, una parte fondamentale della serie. E io intanto vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questo mio ritorno al passato, che continuerò, non so con che cadenza, perché adesso questa settimana arriverà Resident Evil e quindi farò dei video gameplay di quello, eccetera, però comunque cercherò di mantenere una costanza. Kazuya che sorride, mai visto, proprio solo qui, e niente, ci vediamo con il prossimo video, che non so se sarà uno di questa nuova rubrica o un'altra cosa. È stato bellissimo seguirmi con questa bellissima luce rossa. Io vi saluto e ci vediamo con il prossimo video, sempre qui. Ciao a tutti!